Come di consueto passiamo alla parte culturale della nostra trasmissione e questa sera abbiamo il piacere di avere ospite con noi Fabrizio Borgosano, un grande manager musicale. Grande, buonasera. Buonasera. Grazie intanto per essere intervenuto e raccontaci un po' come nasce la tua esperienza. Sicuramente tu sei un musicista. Con la chitarra e canto, ma per i fatti miei non a livello professionale. Quindi hai studiato musica e da lì nasce l'idea di fare il manager discografico musicale. No, in realtà ho cominciato verso la fine della mia esperienza con un locale di musica dal vivo a Roma. Ho conosciuto dei gruppi, ho esplorato un po' l'ambiente e mi sono messo in questo campo del management. Intanto tu non vivi a Messina ma vivi in Germania. Sì, vivo vicino. Esattamente? Vicino a Francoforte. Ah, ecco. E da lì praticamente hai questa tua attività che stai per tutta l'Europa facendo girare questo gruppo musicale argentino. No, no, messicano. Ah, messicano, sì. Perfetto. E che genere di musica? Ti possono inserire nella macro categoria del reggae, però in realtà hanno un sound molto contaminato da ritmi e sonorità tipiche latine, quindi son, salsa, cumbia. Li ho conosciuti in un locale in Germania, un locale di un amico dove sono andato con la mia ragazza per vederli. Il concerto è stato entusiasmante, mi sono piaciuti molto, li ho visti e allora alla fine del concerto sono andato a parlare con il cantante. Da talent scout. Sì, ho scambiato quattro chiacchiere con il cantante, Lucio La Rua, abbiamo trovato già degli accordi da subito e li ho presi e ho cominciato a lavorarci a settembre, adesso vediamo che cosa riusciamo a fare. Adesso proviamo ad ascoltare, mi pare che hai portato un videoclip, grazie in regia. Quiero saber que estás cerca, quiero que la música no pare.
Complimenti veramente per il genere, complimenti perché è veramente orecchiabile, un genere rilassante. E allora facci sapere se eventualmente avete un programma di venire in Sicilia, di organizzare dei concerti in Sicilia. Magari a Messina. Magari a Messina. Eh sì, sono qui per questo, mi sono preso un periodo lontano dalla Germania per stare un po' qui per la mia famiglia e gli amici, ma soprattutto per fare un po' di networking, riprendere vecchi contatti e vedere se si riesce anche a seminare un po' qui. Comunque i messinesi hanno sempre sede di novità e ce n'è un gran bisogno a Messina. Vogliamo dire i nomi intanto dei componenti del gruppo? Saluto Lucio Larrua, Suica e Cianul e tutti gli altri. Il gruppo si chiama Casa Verde Collettivo, andatevi a cercare su YouTube, su SoundCloud. Gooi 4 euro in die pot, dan kunnen we dit allemaal mogelijk maken. En ik wil jullie de volgende band voorstellen. Casa Verde Collectivo. Báilame esta rumba con son, báilame esta rumba morena, báilame esta rumba con son, báilame esta rumba morena, báilame esta rumba con son, báilame esta rumba morena, báilame esta rumba con son. Mira, nosotros te cantamos con dulzura, mira, nosotros te cantamos con amor, suena la rumba que te alivia, esta es la cura, mira, nosotros te quitamos el dolor, suena, suena, lo que traigo yo, bueno, bueno, a tu alma, mamá.
Fabrizio, parlaci dei tuoi contatti che hai avuto dall'altra parte dell'oceano, quindi anche dall'Australia. Sì, ci sono delle radio in Australia, tra cui Seymour FM, che va su tutta Vittoria, che è una delle città più grandi dell'Australia. E poi ci sono varie radio europee ed italiane che ci stanno mandando in rotazione. Per il momento sono radio locali, quindi Spazio Radio Roma, Radio Tandem a Bolzano e varie altre in giro. Programmi per il prossimo futuro, quindi? E per il prossimo futuro, io da qua fino a quando non avrò finito di organizzare questo tour per l'estate del 2017 non mi concentrerò su null'altro, quindi per il momento il mio unico programma per il futuro è questo. Dall'altro, diciamo che questo genere musicale, questo stai portando avanti per ora, diciamo nel mondo sta andando abbastanza bene. Sì, è un genere che non morirà mai, perché comunque è piacevole da ascoltare, da ballare, avrà sempre un suo seguito. Complimenti a Fabrizio Bortosano per tutto quello che ha fatto, per tutto quello che farà, e alla prossima. Grazie mille. Complimenti ancora. Grazie.